Che Hitler e i capi del Terzo Reich fossero seguaci di teorie magiche che affondano le loro radici in credenze occulte di ogni tipo è qualcosa di cui si parla da molto tempo. Già prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale circolavano voci e leggende sul carattere del nazismo e della sua dittatura. L'immagine tetra delle messe in scena collettive, il richiamo a idee irrazionali e al culto degli antenati facevano sospettare che dietro a quelle idee ci fosse qualcosa di più di una semplice dittatura, per quanto tremenda. È possibile oggi fare un bilancio di tutte queste storie? Si trattava di realtà e Hitler e i suoi gerarchi davvero credevano di poter conquistare il mondo non solo con la violenza e la sopraffazione, ma anche con l'aiuto di improbabili forze magiche? È quello che cercheremo di capire oggi insieme a Strane Storie. Siamo nell'autunno del 1939. La Seconda Guerra Mondiale è appena iniziata. Sul fronte franco-tedesco, ancora immobile, prima che i nazisti scatenino la loro Blitzkrieg, la cosiddetta guerra lampo, aerei francesi sganciano opuscoli sulle linee nemiche, a finalità di guerra psicologica. Alcuni di questi opuscoli contengono degli estratti da un libro di Hermann Rauschning, un ex funzionario nazista fuggito all'estero. Si intitola Hitler mi ha detto ed è appena uscito in Francia e tra un presunto resoconto e l'altro di conversazioni che avrebbe avuto con Hitler, questo tizio fa intuire che il Führer non sia proprio un individuo tanto normale. Non serviva lui per farcelo capire, ma forse Rauschning voleva dire che Hitler era uno psicopatico. Però in realtà le cose non sono così semplici. Col suo enorme successo, quel libro, il libro di Rauschning, inizia a far circolare l'idea che Hitler e i suoi più stretti associati nascondessero tratti addirittura satanici e comunque radicalmente sinistri. Questo è ovvio. Oggi gli storici hanno decisamente ridimensionato l'attendibilità di Rauschning, ma per capire come al nazismo si possa attribuire una natura sovrannaturale, diabolica addirittura nel senso letterale del termine, ancora oggi è bene ricordare il successo istantaneo che ha avuto quel libro. E tuttavia quello era solo l'inizio. Molte altre idee, voci e leggende sul nazismo occulto si sono avvicendate e succedute da allora. Oggi andremo a indagare insieme su alcune di quelle che ci sembrano le più significative per capire meglio la realtà dei fatti. Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il ben ritrovato in questa nuova stagione di Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13:30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. È una serie, lo sapete, che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di tutti coloro che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Se vi piacciono queste strane storie e le altre serie che realizzo qui gratuitamente per tutti, unitevi anche voi, ci aiuterete a realizzare questi e altri progetti e naturalmente avrete accesso anche a centinaia di contenuti esclusivi che realizzo proprio per i partecipanti e i naviganti sull'isola del mistero. Ne parliamo più tardi. Questa, come sapete, è una stagione un po' speciale di Strane Storie. Mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza e dunque vediamo un po' di collegarci immediatamente con il me stesso di Boston per sapere come vanno le cose. Beh, ciao e faccio un saluto ai naviganti che ci stanno seguendo. In realtà io sono appena atterrato da Las Vegas, dove ho stato appunto quasi una settimana per la Psy Conference, insomma, poi vi racconterò, in realtà ho preparato un riepilogo di quello che è successo per i naviganti sulla mia isola del mistero. Qui adesso sto andando subito ad ascoltare un importante consigliere politico che parlerà delle elezioni 2024 del prossimo anno, quindi negli Stati Uniti, David Axelrod, alcuni di voi magari lo conosce, è stato tra gli altri consigliere del presidente Obama, e quindi sono curioso di andare a sentire
che cosa dirà lui, quali sono le sue impressioni. Però volevo segnalare anche una cosa, cioè che stiamo festeggiando questo mese di novembre fino al 27, i primi 3 anni di attività della mia piattaforma online di corsi, massimopolidorostudio.com. E quindi se avete già sperimentato, se non l'avete ancora fatto, vi va di provare a seguire qualcuno dei miei corsi, vi invito ad andare alla piattaforma massimopolidorostudio.com e scoprirete che potrete iscrivervi a condizioni particolarmente speciali. Ne riparliamo presto, un saluto. E allora grazie Massimo, e noi torniamo a un'epoca terrificante dove ci auguriamo di non ricadere mai più. Nel 1947 Willy Ley, un tecnico missilistico tedesco emigrato in America prima della guerra, fece parecchio rumore con un lungo articolo pubblicato dalla rivista Astounding Science Fiction. Egli sostiene di poter dimostrare che il nazismo era dominato da una selva di idee esoteriche, come quella della Terra Cava, di cui abbiamo già parlato in un altro video a cui vi rimando, quella dei cicli cosmici dell'occultista Hans Hörbiger. Soprattutto però lei racconta che in sostanza il partito nazista era stato creato nel 1919 da un potente gruppo di occultisti di Monaco di Baviera, la Società Thule. Il nome di questo gruppo, e cioè Società Thule, è ormai diventato uno dei riferimenti più ripetuti tra coloro che diffondono le leggende sulla natura esoterica del movimento nazista e del Terzo Reich. Teniamolo presente e facciamo un salto in avanti di 13 anni, sino a un momento dopo il quale nulla è stato più come prima per il mito dell'esoterismo nazista. Ecco, questo momento si colloca in un giorno preciso, il 10 ottobre 1960. Quel giorno in Francia l'editore Gallimard pubblica un libro di 500 pagine che si intitola Il mattino dei maghi, opera dei giornalisti Louis Pauvel e Jacques Berger, un testo a cui abbiamo spesso fatto riferimento anche in altri video. Sarà un successo enorme e istantaneo. Entro il 1963 quel volume sarà tradotto in spagnolo, in tedesco, in inglese e in italiano e influenzerà un'intera generazione di appassionati dell'occulto. Ebbene, la seconda parte dell'opera, intitolata Alcuni anni nell'altrove assoluto, è occupata da una lettura romanzata del nazismo e delle sue radici occulte, che verrà fatta propria da milioni di lettori in ogni angolo del pianeta. I capisaldi di Pauvel e Berger sono due. Primo riguarda l'importanza esagerata assegnata proprio a questa società Thule. Da questo gruppo, raccontavano i due giornalisti francesi, Hitler e i dirigenti del Reich avevano acquisito l'idea di poter entrare in contatto con un onnipotente regno teocratico, sconosciuto a tutti ovviamente, ma nascosto nel cuore più remoto dell'Asia. Questa teocrazia amica degli ariani avrebbe dato al nazionalsocialismo le chiavi di ogni segreto in grado di assicurare il dominio del mondo. Il secondo caposaldo di Pauvel e Berger era il Vril. Nel 1871, nel suo romanzo La razza Ventura, lo scrittore, politico ed esoterista inglese Edward Bulwer Lytton si era inventato un popolo sotterraneo, i Vril-Ya, in grado di dominare telepatia, psicocinesi e grazie a un'energia misteriosa e onnipervadente, la forza degli Jedi? No, ma più o meno la stessa cosa, il Vril per l'appunto. Ebbene, nel mattino dei maghi, Pauvel e Berger, senza fare nessuna ricerca, senza portare la minima documentazione a supporto, affermano che il gruppo Thule aveva un altro nome, cioè la loggia del Vril. Chissà dove la sono andata a pescare. E affermano che i nazisti cercavano di impadronirsi di questa energia primordiale, un'energia che a quanto pare alla fine il regno dei sinistri maestri del cuore dell'Asia avrebbe consegnato proprio a Hitler. Ma era per l'appunto un'invenzione totale. Ma in questo modo Pauvel e Berger creavano un universo nel quale il razzismo biologico nazista, cioè l'idea di un centro occulto nascosto in Asia e poi quello di un'energia in grado di consentire a chi se ne impadronisce di fare tutto quello che la volontà di potenza desidera,
finivano tutti quanti per essere riuniti in un pasticcio inestricabile. Lo può verificare chiunque inizia a condurre una qualunque minima ricerca storica. Ecco, di tutto questo, vedrà, non esiste assolutamente niente che sia dimostrabile da un punto di vista storico. Si tratta solamente di voci, di leggende, di miti creati dalla fantasia di romanzieri o di fanatici dell'occulto. Vi anticipo già che realizzeremo più avanti un altro episodio e vedremo più da vicino quale parte di realtà si può trovare nelle vicende della cosiddetta società Thule. Per ora, in questo episodio, ci concentreremo sui miti che aleggiano su quel gruppo e sul nazismo occulto, anche perché con la versione del Mattino dei Maghi siamo appena all'inizio di un viaggio vertiginoso, un viaggio tra fantasie sempre più discutibili. E tuttavia sono sicuro che con un approccio razionale e il distacco necessario arriveremo anche questa volta a capire come e quando sono nate queste fantasie. Vediamone un paio più da vicino. Le storie infondate sul gruppo Thule, che per quanto sia esistito sul serio, in realtà era un circolo minuscolo e marginale, dopo il successo mondiale del Mattino dei Maghi di Poveri e Berger, iniziarono a circolare sempre di più e raggiunsero un pubblico molto ampio. A contribuire ulteriormente alla diffusione di queste fantasie fu un tedesco, Dietrich Bronder, che nel 1964 pubblicò il volume Before Hitler Came, cioè prima che Hitler arrivasse. In maniera del tutto impropria, Bronder sosteneva che il merito principale, chiamiamolo così, della società Thule era stato quello di rinnovare i contatti che un tempo sarebbero esistiti tra ariani e ordini monastici segreti del Tibet, tanto che a certi speciali segreti sarebbero stati iniziati parecchi altri capi del Terzo Reich, a parte ovviamente lo stesso Hitler. E quasi dimenticavamo, in questo racconto di totale fantasia c'era anche un altro iniziato ai segreti del Tibet non di lingua tedesca. Secondo Bronder era un signore che si chiamava, pensate un po', Benito Mussolini. Figuriamoci. La ricerca di un facile successo commerciale? Idee distorte sulla storia? La pura ideologia? Ecco, non è chiarissimo sempre che cosa spinga una persona a inventarsi storie inesistenti e fatte di nulla. E ciò nonostante, Bronder riesce a portare all'attenzione del grande pubblico il mito di uno speciale collegamento tra un immaginario Tibet satanico e il regime nazista. E tuttavia esiste almeno un'altra linea di pensiero un po' diversa che vale la pena raccontare, perché ha inserito tra le leggende sull'occultismo nazista un'interpretazione quantomeno originale. Al contrario di Bronder, che guardava all'Asia, infatti, quest'altra linea punta verso il nostro mondo, cioè l'Occidente. L'idea è di uno scrittore inglese, Trevor Ravenscroft. Il suo libro del 1972, La spada del destino, è un vero racconto di avventure d'appendice. Ravenscroft sosteneva di aver appreso da un ebreo tedesco, Walter Stein, seguace dell'antroposofia di Rudolf Steiner, una delle correnti derivate dalla teosofia originale, che il racconto medievale di Parsifal, che narrava della ricerca del Santo Graal, non era finzione, ma rifletteva dei fatti storicamente autentici, e che al cuore di tutto c'era il potere della mitica lancia di Longino, l'arma che avrebbe trafitto il costato di Cristo sulla croce. Stando ancora a Ravenscroft, questo Stein aveva scoperto a suo tempo che Hitler, prima di salire al potere, si era letto e aveva annotato con cura una copia del Parsifal e che per raggiungere una più alta illuminazione mistica aveva fatto uso anche di peyote, la ben nota pianta allucinogena. E poi? Beh, non è finita qui. Ravenscroft descrive una monaco di Baviera di inizio secolo ricettacolo di gruppi spiritistici, dediti a sedute medianiche dai risvolti erotici, gruppi ai quali, inutile dirlo, secondo lui prendeva parte pure Hitler. Cosa facevano durante queste sedute spiritiche, a parte quello che Ravenscroft ci lascia intendere? Ebbene, dall'oltretomba alcuni tra i principali esponenti defunti il gruppo Thule, il circolo con quei risvolti esoterici di cui abbiamo detto,
avrebbero assicurato gli spiritisti che Hitler sarebbe stato il prossimo destinatario dell'arma e del simbolo del potere dell'antica nobiltà germanica, cioè la lancia di Longino, appunto, la stessa tra parentesi che ritroviamo pari pari in un'altra saga di avventure dove si mescolano sempre nazismo e magia, ma almeno qui lo si fa in maniera apertamente fittizia e a puro fine di intrattenimento, vale a dire l'ultimo episodio di Indiana Jones, il quadrante del destino. Ma torniamo alle sedute spiritiche. Nell'elencare i nomi dei partecipanti a questi presunti gruppi medianici di Monaco, come l'occultista Guido von Liszt, in realtà Ravenscroft pescava nomi e situazioni a casaccio senza mai dimostrare nulla, né portando documenti a conferma delle sue dichiarazioni. In altri casi, poi, andando a controllare le fonti giornalistiche e le biografie delle persone citate da Ravenscroft, si capisce facilmente che le sue erano, ad essere proprio generosissimi, delle insinuazioni del tutto gratuite. Forse col Tibet satanico e la lancia di Longino potreste dire di averne più che abbastanza di nazismo magico e vi capirei. Ma non vi rilassate troppo, perché tra un istante faremo un altro salto mortale verso universi ancora più estremi. Tra tutti i personaggi improbabili di queste storie che vanno oltre i confini della realtà, ce ne sono un paio di cui vale la pena dire qualcosa. Vorrei fosse chiaro che nessuno qui prova empatia o anche solo prende in considerazione le idee aberranti a cui questi individui si rifacevano. Eppure, a modo loro, sono stati davvero due individui molto singolari. È, dicevo, è importante conoscerli meglio per capire il fascino sinistro che l'occultismo neonazista può ancora esercitare se tutti noi non teniamo gli occhi aperti su certe follie. Il primo di questi personaggi è una donna, nota come Savitri Devi, era una francese di origine greca e inglese, il cui vero nome è Maximiniani Giulia Portas. Nata nel 1905. Savitri Devi è stata una nazista e poi una neonazista, sostenitrice delle idee più riprovevoli del XX secolo. Sposata a un indiano, anche lui filo hitleriano, girovagò mezzo mondo, finendo arrestata in Germania dopo la guerra per avere fatto propaganda a favore del Führer defunto. Ma Savitri Devi è stata anche molto altro. Non era una nazista qualunque, diciamo così. Dopo la guerra fece un suo particolarissimo pellegrinaggio in Germania, in quelli che riteneva i luoghi più sacri del Reich. La Germania, anche dopo la sconfitta, per lei rimaneva la patria spirituale di tutti coloro che definiva gli ariani moderni. E così si piazzò a casa di un ex asso dell'aviazione nazista, Hans Ulrich Rüdel, e lì completò il manoscritto del suo testo fondamentale, Il fulmine e il sole. Per lei Hitler era addirittura un'incarnazione del dio Vishnu, un suo avatar, ed era riuscito a unire in sé le potenze della distruzione e quelle della creazione di un nuovo ordine del cosmo, il fulmine e il sole. E questo libro è diventato il testo fondatore dell'esoterismo neonazista colto, se così vogliamo definirlo. Fatto sta che influenzò molti estremisti, e tra questi anche il personaggio di cui diremo tra un attimo. Prima però dobbiamo rivelare anche un altro aspetto di Savitri Devi. Morì nel 1982, ma non senza essere riuscita a unire estremismo di destra e New Age. Questa donna non trovava nulla di contrastante tra l'idea che gli ebrei sarebbero da ritenersi responsabili di ogni male in ogni ciclo della storia e dunque andrebbero sterminati, e quella da lei propagandata del vegetarianesimo, sostenendo a spada tratta i diritti dei poveri animali in tempi in cui la cosa non era ancora comune. Forse anche per il fatto che, a differenza di molti altri suoi colleghi, riusciva a costruire delle frasi che in apparenza avevano anche un senso, riusciva a influenzare molti altri che la pensavano come lei. E di uno in particolare, come vi dicevo, mi interessa ora raccontarvi. Si chiamava Miguel Serrano, era un diplomatico cileno importante che frequentò personaggi come lo scrittore Hermann Hesse e Indira Gandhi. Le sue idee furono persino più estreme di quelle di Savitri Devi. Per lui Hitler non era morto nel 1945, ma si era rifugiato in una base segreta nell'Antartide, oppure attraverso un ingresso posto al Polo Sud all'interno del nostro pianeta, cioè nella Terra Cava.
tutte idee folli di cui peraltro ci siamo già occupati in un altro episodio, sviluppate in una serie di tre libroni pubblicati tra il 1978 e il 1991. Elucubrazioni stando alle quali, agli inizi di tutto, un'improbabile umanità pura e sapiente nota come Iperborea era giunta dallo spazio con le astronavi che oggi noi scambiamo per UFO. E ti pareva che mancassero i dischi volanti anche qui. Nel corso delle epoche, i discendenti di questi Iperborei si sarebbero trovati a lottare con le forze oscure di un'altra divinità minore, il Demiurgo, i cui esponenti visibili erano, indovinate un po', esatto, gli ebrei. Serrano è morto nel 2009 e, come avete intuito con la sua prosa debordante, è stato anche tra coloro che hanno contribuito parecchio a fondere lo pseudo-esoterismo nazista degli ultimi decenni con un altro grande mito contemporaneo, e cioè quello degli UFO. Come è stata possibile una commistione fra cose tanto diverse? Proviamo a capirlo indagando alcune linee di fondo di un altro mito sempre molto popolare, cioè quello degli UFO nazisti. Gli UFO, che all'inizio si chiamavano dischi volanti, flying saucers, sono un mito tecnologico per eccellenza. Di solito, come tutti sappiamo, la convinzione che li riguarda è che i cieli del nostro pianeta siano solcati da astronavi aliene dalle capacità incredibili. A prima vista, dunque, gli UFO sembrerebbero stonare in una puntata come questa dedicata alle leggende sorte dopo la Seconda Guerra Mondiale sull'occultismo nazista. Ma in realtà le cose sono un po' più complicate. Proviamo a tracciare qualche linea di fondo. Agli inizi dell'era UFO, nella seconda metà degli anni 40 del secolo scorso, i primi a farsi avanti sostenendo che erano stati proprio i nazisti ad aver costruito i dischi volanti furono persone, di solito tedeschi o austriaci, che in qualche modo volevano accreditarsi e promuovere se stessi presso industrie aeronautiche e organismi governativi di vari paesi. D'altro canto, la stampa tedesca, in un certo senso, approfittava di queste fantasie e di questi tentativi di sbarcare il lunario da parte di alcuni fantasiosi imbonitori. Era un modo come un altro per sopportare il peso della sconfitta e per affrontare la vergogna per quello che era stato, dicendo che tutto sommato, anche se nel male, la genialità tedesca era davvero straordinaria, visto che aveva prodotto autentiche meraviglie come gli UFO. E insomma, la comparsa del mito dei dischi volanti nazisti è stata anche un modo per prendersi una piccola rivincita simbolica, pubblicizzando storielle su velivoli mirabolanti, frutto della tecnica germanica. Ma nel mito post-bellico degli UFO nazisti non c'è soltanto il lato tecnico, chiamiamolo così, c'è anche tanto occultismo, ed è di quello che stiamo parlando oggi. Le voci sulla sopravvivenza del Führer e sul fatto che in qualche modo i nazisti continuavano a operare da basi segrete non avevano un carattere molto razionale, come è facile capire. Ben presto anche queste voci assunsero le tinte oscure dell'idea del nazismo come forza satanica. E così, nel 1950, qualcuno cominciò a supporre che i dischi volanti fossero per davvero armi neonaziste che partivano da basi nascoste tra i picchi del Tibet e poi, soprattutto, ecco arrivare le storie sulle presunte basi naziste nell'Artide e nell'Antartide, che così si incrociarono con un altro caposaldo del pensiero esoterico, quello della Terra Cava. Andatevi a vedere l'episodio che abbiamo fatto su questo argomento. Ai poli, come abbiamo già avuto modo di raccontare, si troverebbero gli ingressi alle basi segrete che nelle cavità della Terra, da dove sarebbe dovuta partire la riscossa del Quarto Reich con un Hitler più o meno redivivo e magari persino a cavallo di un tirannosauro Rex, come nel film che prende in giro tutte queste fesserie. Nel 1951, sul periodico occultistico austriaco Mensch und Schicksal, Uomo e Destino, fece la sua vera comparsa la prima visione completa di questo improbabile mix tra idee neonaziste, esoterismo e dischi volanti. Ne fu autore un ex militare della Wehrmacht, reinventatosi ufologo, Erich Alick. I suoi scritti sono davvero impressionanti e non è un complimento. Alick sosteneva idee folli ma notevoli. Chiamava i dischi volanti l'isola dei morti sopra di noi. In questo modo associava i dischi, che lui riteneva il segno di una sopravvivenza occulta del Reich, al quadro più celebre del pittore simbolista svizzero Alfred Böcklin, Der Toteninsel, cioè l'isola dei morti, cioè
il dipinto preferito di Hitler, che teneva una versione accanto a sé per poterlo osservare, su cui meditare. Insomma, i dischi volanti come simbolo di morte e delle idee mortifere del nazismo, che per Halic erano eterne con o senza il Führer. Da qui in poi sarà una sequela senza fine di fantasie UFO naziste che sono proseguite sino ad oggi. Anzi, dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, a partire dalla Germania, c'è stato un vero e proprio boom di questo immaginario. Film, videogiochi, fumetti, libri che disegnano scenari fantascientifici sempre più estremi dati per veri. Si tratta di un universo fantasioso che oggi è stato quasi normalizzato, ma che, stiamo attenti, non è per niente innocuo. In diversi casi, dietro questi prodotti ci sono idee di estrema destra, per le quali sono stati riscritti i plot narrativi sui dischi nazi, che avevano fatto la loro comparsa alla metà del XX secolo, quasi come un appendice del mito più vasto degli UFO. Non si dirà mai a sufficienza dei guai che ha prodotto tra il pubblico un libro come Il Mattino dei Maghi, della cui importanza vi ho già detto. Si tratta di un libro affascinante, tanto più che racconta con maestria delle storie di ogni genere, usando pochissime fonti e sempre piegandole ai propri obiettivi. Ecco, questa è una cosa sulla quale forse potremmo riflettere un attimo tutti quanti. Nelle pseudoscienze, nelle invenzioni delle mitologie moderne, come quella dell'occultismo nazista, la qualità narrativa di chi le promuove è un aspetto importante. Spesso non si tratta di persone del tutto sprovvedute dal punto di vista delle capacità autoriali, delle tecniche di scrittura, dell'utilizzo dei migliori artifici retorici. In più casi, proprio perché scritti bene, libri come Il Mattino dei Maghi sono in grado di attirare un pubblico di buon livello, persino colto, che nel leggere idee così insolite, così ben impacchettate, si sente vezzeggiato e incoraggiato a inoltrarsi lungo sentieri così discutibili come quelli di cui abbiamo parlato oggi. Anche da noi, in Italia, alla fine degli anni Ottanta, un autore di peso come il politologo Giorgio Galli ha contribuito ad attirare l'attenzione sul legame tra occultismo e politica contemporanea, concentrandosi proprio sul nostro tema col volume Hitler e il nazismo magico. Certo, Galli ha avuto un ruolo importante, ma oggi sappiamo che si basava in larga misura su fonti secondarie e che lui stesso era affascinato dalla prosa da vertigine del Mattino dei Maghi. Dopo di lui, però, la ricerca accademica è andata avanti, a passo più sicuro, in specie in Gran Bretagna e nella stessa Germania, ridimensionando gran parte delle sue argomentazioni. Forse è proprio quando pensiamo di essere in grado di apprezzare discorsi e pensieri raffinati, presentati in un linguaggio elegante, che rischiamo di cadere negli errori più gravi del nostro ragionamento. Ed è proprio una delle idee più attraenti del pensiero pseudoscientifico, quella che sta alla base di molte delle fantasie sul nazismo occulto, cioè l'idea che le forze sociali, le dinamiche culturali, i problemi economici, insomma le cause ordinarie dei fatti storici, non sono sufficienti per spiegare fenomeni terribili, mostruosi come il nazismo e le catastrofi che ha prodotto. Per quanto la spiegazione storica sia qualcosa spesso controversa, complessa, talvolta non troppo solida nelle sue argomentazioni, cedere a tentazioni come quella di immaginare che dietro o sopra o di fianco a tutti gli eventi storici c'è sempre qualcosa di più rispetto ai meccanismi sociali e culturali, e a volte al puro e semplice caso, è una pessima abitudine che può avere conseguenze pericolose. Credere ai grande vecchio e ai burattinai che decidono di nascosto la storia e tutto ciò che accade nel mondo è puro complottismo. Consolatorio magari, perché ti fa credere di essere l'eroe di una grande impresa, ma distoglie dall'urgenza e dall'importanza di impegnarsi ciascuno secondo le proprie possibilità nel contrastare ciò che non va per davvero nel mondo. Combattere contro i mulini a vento non è mai il modo migliore per affrontare i problemi reali. Così scriveva lo storico Nicholas Goodrich Clark a conclusione del suo fondamentale volume sulla nostra questione, cioè le radici occulte del nazismo. I libri scritti sul tema dell'occultismo nazista tra il 1960 e il 1975 sono stati
tipicamente a effetto e poco documentati. Una totale ignoranza delle fonti primarie è stata comune alla maggior parte degli autori e le inesattezze e le affermazioni gratuite sono state ripetute da ogni nuovo venuto in questo genere finché non è stata accumulata un'abbondante letteratura basata sui fatti completamente spuri relativi alla potente società Thule, ai legami nazisti con l'Oriente e all'iniziazione occulta di Hitler. Qualche anno dopo l'uscita del Mattino dei Maghi, la storica organizzazione scettica francese l'Union Rationaliste rispose punto per punto ai racconti di Pauvel e Berger con un suo libro dal titolo polemico Il crepuscolo dei maghi. Come possiamo facilmente immaginare, non ebbe nemmeno lontanamente il successo internazionale del volume di Pauvel e Berger, ma il suo messaggio di razionalità e di argomentazione rimane intatto. Se non vogliamo che il mondo sia rischiarato dalla luce sinistra dei maghi, soprattutto di certi maghi, la cosa più utile è impadronirsi degli strumenti della razionalità e della mentalità scientifica e provare ad abbandonare scorciatoie, magari suggestive, ma che inevitabilmente portano a catastrofi. Al contrario di quelli dell'occultismo e dei suoi linguaggi astrusi e spesso vacui, gli strumenti della ragione e della scienza sono a disposizione di chiunque, di ogni uomo e donna ordinari, senza bisogno di evocare inutili superuomini, iniziati e orienti misteriosi. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui e sugli altri miei social. E lo fanno sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, dove vi invito a raggiungerci perché basta davvero l'equivalente di un caffè, di una pizza. Avrete però la consapevolezza di contribuire in maniera concreta alla realizzazione di tutti i nostri progetti. Parteciperete alle mie scelte strategiche, vi confronterete con me anche nella chat Telegram che è riservata ai naviganti e allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi, video inediti, bloopers ed errori durante le riprese, il dietro le quinte del mio lavoro, anticipazioni su quello che sta per arrivare, il recupero di interventi televisivi miei, di Randy o di altri che ormai sono introvabili, i trucchi svelati e molto molto altro. Per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto! Certo che a volte non capisco proprio. Che cosa? Quelli che parlano della morte, come se fosse la cosa peggiore che ti può capitare. E non lo è? Certo che no! Ha mai trascorso una serata con un venditore di polizze assicurative? Non lo auguro al mio peggior nemico.